Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati al nostro appuntamento con il Biancherosso TV Sport. Il derby si avvicina, derby a porte aperte, ma non per tutti. Ricordiamo che non potranno partire ed è sconsigliato appunto partire senza tessera del tifoso. Indubbiamente il livello di guardia è molto alto, qui si è speso personalmente il ministro dell'Interno Maroni e c'è poco da scherzare. Di questo ed altro parleremo col nostro ospite, il conduttore di Bianco e Rosso Ultimo Minuto, che si prepara ad una puntata veramente infuocata, Davide Lattanzi. Ciao Davide. Buon pomeriggio. Ritrovato. 080 501 9998 per le vostre telefonate. Da oggi è partita la prevendita dei biglietti. Mia sensazione personale, conoscendo un po' come si muovono i baresi, senza il riferimento degli ultras avremo sicuramente una trasferta in tono minore, cioè quei 5-6 mila spettatori previsti in un primo momento, a mio avviso, se va bene, diventano 2.000. Non so se tu hai la percezione. Sì, penso proprio di sì. Ma anche perché obiettivamente è una trasferta particolare, quindi obiettivamente la gente comune che magari non è avvezza a muoversi ogni settimana aveva bisogno della guida, anche dell'esperienza di chi invece in certi ambienti si sa muovere. Sono 6.300 posti disponibili. Sì, anch'io penso che la previsione sia quella, insomma, 2-3.000 spettatori. Se tutto va bene, c'è anche da considerare la difficoltà oggettiva di fare i biglietti in 2 giorni, perché chiaramente tra terminali che magari sono facili ad intasarsi, difficoltà tecniche, obiettivamente è difficile smaltire una mole tale di biglietti, quindi obiettivamente, e questo è un peccato, perché obiettivamente non ci si può poi ridurre a 48 ore per prendere una decisione su presupposti che comunque erano noti da tanto tempo. Quindi, intanto alcune delle immagini della trasferta del 2008, trasferta che ha segnato indubbiamente un punto critico rispetto alle decisioni prese negli ultimi giorni. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta, non so se c'è già qualcuno in linea, prendiamo subito una telefonata. Pronto? Ciao Enzo, sono Vito. Ciao Vito. Saluto Daniele. Ciao Davide. Sì. Ciao. Niente, Enzo, volevo dire che fa bene il presidente Matarrese ad essere attendista sul mercato, perché in fondo siamo soltanto ultimi in classifica, siamo alla vigilia di 2 partite cruciali ed una ed un semplice derby, abbiamo una difesa con la Brodo e un attacco formato da Caputo e Rana che tutta l'Italia ci invidia, e poi magari se dovessimo, facciamoli scongiuri, non prendere punti in queste 2 partite, magari i nuovi acquisti saranno anche inutili e quindi potremmo risparmiare anche un bel po' di denaro. Enzo, mi sembra di rivedere le cose tremende dette con ironia fanno più effetto. Enzo, mi sembra di rivedere la storia dell'ultima retrocessione, quando avevamo un attacco con Eninaia, Masinga e Spinesi fuori causa e si andò a prendere Paolo Poggi l'ultima giornata in prestito dalla Roma. Grazie Vito per il tuo intervento, indubbiamente, peraltro poco fa Angelozzi ha parlato di calciomercato, ha parlato di mercato presentando Glick, non vi anticipiamo nulla, però indubbiamente quello che dice Vito è condivisibile, cioè qui occorrerebbe una cura ricostituente robusta e invece al momento il Bari ha preso l'aspirina. Sì Enzo, io sono obiettivamente un po' sconcertato da quello che è avvenuto, penso che Vito lo abbia, anche se con ironia, riassunto al meglio, semplificando un po' il pensiero di tutta la piazza barese in questo momento. Abbiamo accolto, ricordo tutti quanti, con grande soddisfazione il pareggio col Palermo, perché fu quasi un assist del destino, cioè vi mando alle vacanze con 4 punti da recuperare. Però datevi da fare, insomma. Però datevi da fare. Invece noi arriviamo alla ripresa con un numero di infortunati praticamente identico, anzi forse anche peggio, perché Barreto almeno un po' col Palermo aveva giocato e senza rinforzi. Quindi a questo punto adesso sì, un po' di il morale davvero è difficile recuperare in questi, con questi presupposti. Ci sono 2 partite che è inutile nasconderci, se falliamo è difficile poi rimettere in carreggiata il campionato. È vero, c'è tutto un girone di ritorno, però
Il giorno di ritorno partirà con la Juventus a Torino, con Napoli in casa, col Cagliari in trasferta, cioè obiettivamente partite molto dure. Il campionato del Bari in gran parte si decide adesso, io credo ci si dovesse arrivare con altri presupposti, ci arriviamo così e a questo punto dobbiamo sperare che davvero a Lecce e col Bologna succeda qualcosa di positivo per dare poi effettivamente senso a quello che si può C'è fare. un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, buongiorno, sono Antonio. Ciao Antonio, ciao, ciao, ciao. Io avevo che, diciamo, quando che parli, diciamo, del Bari, del calciomercato, di Matarese, io diciamo, la tua professionalità a condurre la trasmissione che non sei di parte, a differenza di ospiti e altri giornalisti che intervengono. Ok. Allora, il punto, diciamo, importante è questo, Enzo, che il Bari logicamente quest'anno si dovrebbe salvare, se no il prossimo anno lo stadio, tu sai, non è che tirerà molta gente. Allora, ci sta sul mercato, io so dalla situazione di Mastro Nunzio al Siena che non sta, diciamo, in buon rapporto e Sì. potrebbe prendere. Poi c'è o Corradi, oppure c'è Maccarone, oppure c'è il discorso di Okaka. Sì. Allora, sono trattative che Angelotti dovrebbe andare già a sentire, perché ci sono altre squadre che non stanno a guardare, come anche per la fase difensiva, per Santa Croce e per anche l'Interlizia. Se attendiamo troppo, facciamo la fine come l'andata. Allora, Bravo. siamo alla svolta, Enzo. Il campionato che possiamo salvarci, possiamo fare in tempo. Ciao. Grazie Antonio per il tuo intervento. Intanto però ovviamente non si potrà fare molto di più per la gara contro il Lecce, dove probabilmente c'è il debutto di Glick, centrale difensivo. È un azzardo per uno che ha giocato 0 minuti in campionato, però speriamo bene. Ieri intanto, a proposito della vicenda degli Ultras in particolare, che in linea di massima quasi tutti non potranno andare in trasferta in quanto non hanno tessera del tifoso, alcuni non possono proprio farla per una serie di motivi, ha cercato di dissuadere dal proposito di muoversi comunque alla volta di Lecce proprio il presidente Matarrese. È, come dire, un momento di incontro informale. Noi abbiamo messo i nostri microfoni, vediamo che cosa è venuto fuori. Sentiamo cosa ha detto Matarrese agli Ultras. Tu per primo devi dare insieme, attenzione. La vediamo insieme, non vado a Lecce. Io non vado a Lecce dal 91. Da quando ci sono fatto ti ricordi quando bombardava la macchina Come mia, no? Mi ricordo benissimo stava che stava Salvemini con me. Io non Toni in sono più andato macchina. a Lecce da allora. Com'è? Hanno spaccato i Avevo vetri. deciso di andare a Va Lecce proprio per bene, dimostrare che noi dobbiamo essere tutti uniti. Ma tu mi devi aiutare in questo. Oh. Presidente, io aiuto lei, non aiuto le istituzioni, perché Aiuti le me, va istituzioni a bene. me non mi hanno E mi dai appoggiato. la forza di fare sempre di più. Va bene? Buon anno. Grazie, Presidente. Dirà a tutti sto a fare quello che ti ho detto io. Dimostriamo di essere superiori a tutti quanti. Noi abbiamo avuto presidente della Lega per molti anni, la federazione, lo sai, mio fratello. Come Sì. no? E c'è stato un anno che Bari, Foggia e lei stavano in Lei? Serie A, vi ricordate? Certo, come no? Allora, dimostriamo di essere quelli. Buonasera. Caro, Presidente. buon anno. Presidente. Mi raccomando, non diamo tanto di possibilità di poter parlare sui tifosi baresi. Capitemi, io mi sono preso per voi delle responsabilità, per Presidente, tutta la noi città. della partita, della Movden, In la camminiamo televisione, e la in Movden. televisione. La televisione. Sì. Come? A Milano mi si mette l'indirizzo e mo' a Lecce Tu c'hai la testa discorsi. di tifoso? No. E non puoi andare. Non la tengo la testa di Non la tifoso. possiamo Non puoi avere. andare, attenzione, che Non la vi possiamo avere. pregiudicate anche il campionato a Bari se fa tra fesserie, che è importante quello che sto dicendo. Ho Se capito, qualcuno, Presidente. capisci? Mi metto a 500 Benissimo, metri da quest'ora quest'ora. può fare provvedimenti e mi dispiace Ho per capito, voi. poi le fa una Quindi pioggia siate lì. intelligenti. Okay. Ma Presidente, ma noi non siamo abituati della parte della Arei, Presidente, cosa quello che ci sentiamo di dire noi è che siamo amareggiati. E ho detto Basta. ora, siamo amareggiati. Tu devi essere amareggiato per la classifica, non per tutte le altre cose. La classifica sia giusta, Presidente. La base sia giusta. Cerchiamo Siamo di tutti essere compatti per fiduciosi. uscire fuori da quella situazione. Che è la cosa più importante, non la partita di Lecce. La cosa più importante è dobbiamo uscire fuori da quella situazione. E voi mi state dando la spinta, voi. Perché se non facevate quella dimostrazione di solidarietà, io sai dove stavo adesso, abbandonavo tutto. Oh, lo capite bene, sono tanti anni, tanti. Presidente, è bella la proposta di seguire la partita con gli Ultras. Si può attuare questa, no? Seguire lei la partita con gli Ultras. Sì, perché avevo promesso al presidente a Lecce che andavo a Lecce, però se voi volete vengo con voi, non c'è problema. Anzi, se vi organizzate vengo con voi. Che io stiamo prendendo un parma a Tarrai. Stiamo facendo, tranquillo. Mi fate andare che sta geloso, che deve partire, mi sta aspettando. Fatelo andare. Bella sta cosa.